Amici sportivi, amanti del calcio a 5 e di mondo futsal, benvenuti al centro sportivo La Siepe per la finale del primo trofeo Pittia tra il Botafiga e il Bareden. Si gioca obbligatoriamente, parte intanto proprio in questo istante il confronto, ricordando che in campo deve esserci sempre due ragazzi, due uomini e due donne. Ancora indietro, Anthony. Osserve anche le compagnie da Stramazzo, se ne va Grassia, Pagani scambia con Capponi, si sblocca il match al termine di un'azione corale e c'è il gol di Capponi, spedisce il pallone in fallo laterale. Marconi, Capponi prova con il mancino, la risposta di La Penna, perde l'attimo Marconi, mette in movimento Pagani, il diagonale poi sulla ribattuta di La Penna, Capponi subito cavolgimento di fronte con Capponi, Callori, Capponi colpisce, c'è la deviazione dei Parisotto, calcio d'angolo per Bareden. Eccolo adesso, adesso. Si fa strada Capponi, colpisce, dovrebbe esserci una deviazione se abbiamo visto male, verso Pagani, Giada poi prova anche a calciare Stefanelli, Fargnoli prova, trova solo l'esterno della rete, si resta sull'1-0 per il Bareden. Continua, insiste Stefanelli, però ha la meglio e poi sfila il pallone per calciare a rete, che è il gol che vale il raddoppio. La rimessa laterale, ancora Cacciotti, se ne va insieme a Ciancamerla che va poi al tiro e la mette in rete Ciancamerla. Orelli, Grassia, Volpe, suggerita da Capponi, Marconi con la testa, Capponi mette paura alla Penna, però poi sicura, osserva Callori, ci prova Volpe, Callori via mezzo a due, Stefanelli, Stramazzo colpisce il palo incredibilmente, Callori, Capponi, Volpe, Cacciotti riparte, mette in mezzo con il ginocchio Ciancamerla, Cacciotti, Parisotto, il tiro di Stramazzo, palla fuori, questa volta però Stramazzo non... non sbaglia, accorcia le distanze, lotta con Capponi che viene messo giù, finisce qui, Bareden batte Botafiga per 3-2, i gol per la squadra vincitrice della prima edizione del trofeo Pittia portano le firme di Capponi, Stefanelli e Volpe nella ripresa quest'ultimo gol, mentre Ciancamerla aveva accorciato le distanze nel primo tempo per Botafiga, non è bastato il gol di Stramazzo nella ripresa non solo per accorciare le distanze ma permettere di arrivare al pareggio. Il Bareden batte quindi Botafiga per 3-2. Viene premiata come capocannoniere di questa edizione della squadra cisterna Benedetta Proietti Ciolli, premiata da Giuseppe Gaudino con la foto di rito, la giocatrice Francesca Nardecchia della squadra Sale e Pepe e Claudia Ciancamerla della squadra Botafiga, quindi due premi perché giustamente Giuseppe Gaudino ha ritenuto opportuno premiare queste due giocatrici. Il portiere invece va, se sbaglio il cognome, Casteltrione, va a Ilenia Casteltrione della squadra Bareden, ha difeso la porta della squadra Bareden
anche nella finale terminata poco fa. Si parte dalla Cisterna, quarta classificata, che era il Cisterna, al quarto posto il Cisterna, e riceve il premio una delegazione della formazione con Giuseppe Caudino alla foto di rito. Terza classifica, Aites al terzo posto, il gradino più basso. La coppa alla formazione dell'Aites, classificata al terzo posto con la squadra del Botafiga, che ha perso la finale per 3-2. Lo ricordiamo, del Botafiga facevano parte della Penna, Parisotto, Stramazzo, Farnioli, Orelli, Antoni, Villa, Cacciotti, Ciancamerla, Grassia e Scala. Non sono bastati gol nella finale della Pittia, prima edizione Trofeo Pittia. Eden finisce nelle mani della squadra del Bar Eden. Prima classificata, quindi il Bar Eden, che si aggiudica la coppa del primo trofeo Pittia grazie alla vittoria per 3-2 con i gol di Capponi, Stefanelli e Volpe.